posti per tutta l'area sono spettacolari. Perfezioneranno i tuoi riflessi, Aquila. Ce ne facciamo niente, Rico. Rico, ce l'hai fatta! Sono qui. Cosa volevi farmi vedere? È proprio di fronte a te, Rico. Uno dei miei garage più belli. Io vedo solo un edificio blu sul molo. Ora te lo mostro. Dirigiti verso queste coordinate. Datti una mossa, Rico. I tuoi garage sono sempre sui moli? Ogni tanto li trovi al porto, ogni tanto vicino ai campi di volo, ma uno vale l'altro. Puoi portare qualunque veicolo ovunque tu voglia. Puoi anche portare una barca sulla pista di decollo, se vuoi. Come la porto una barca su una pista di decollo? Non lo so, Rico, sei tu che hai un rampino assurdo. Dovresti dirlo tu a me. Vero? In pratica, puoi portare qualunque veicolo in uno qualsiasi dei miei garage. Ma prima dovrò liberare la città, giusto? Già arrivato? Aspetta, vuoi che ti porti questo scooter? Perché? Non preoccuparti, Rico, non mancherà nessuno. La mappa ti aiuterà a trovare i miei garage. Prosegui. Perché faccio tutto questo, allora? Sono responsabile dell'equipaggiamento per la ribellione, Rico. Rifornisco di armi e veicoli tutti i ribelli di Medici. Ma perché ti serve questo scooter? Ti ricordi la piccola Cecilia Crespo, quella con la litosi? Quella che chiamavano il drago? È suo. Bello, eh? Mi prendeva in giro per i miei capelli.
Diceva che erano crespi. Così le abbiamo fatto uno scherzetto a beneficio tuo e della rivoluzione. E cosa ci guadagno rubando lo stupido scooter di Cecilia? Dai, non fare il tonto, Rico. Prendo lo scooter, lo smonto e i ragazzi usano i pezzi per costruirne altri per tutti. Tutti avranno una moto, tranne il drago. Non ne sarà felice, ma è proprio questo il bello. Credo che un carro armato o un lanciarazzi sia più utile di questo scooter. Sì, se abbatti le basi di Diravello, i miei ragazzi impareranno a costruire per te i veicoli che custodiscono. Ma non portare nessuno di quei mezzi nei miei garage, d'accordo? Perché no? Attira troppo l'attenzione, Rico. Devo mantenere un profilo basso per continuare a fornire questo servizio. Tornato, Rico. Parcheggia la moto nella zona blu. Sono veloci, Mario. Ma io vado ancora in giro con questo stupido scooter. Calma e gesso, Rico, te l'ho già detto. Ci penso io all'equipaggiamento. Prendi qualche segnalatore. Beh, li hai presi? Presi? Non so cosa farmene, però. Usali per indicare ai miei ragazzi dove farti lanciare l'equipaggiamento. Scegli ciò che vuoi usando la mia nuova app Rifornimento Ribelle.
Già, ora per l'elicottero. Lancia il segnalatore in un punto dove ci sia abbastanza spazio per decollare e atterrare. E arriverà esattamente sul segnalatore? Certo, sono vecchi progetti di Dima. Ha fatto in modo che tutti i miei garage li abbiano. Male, Mario. Puoi scommetterci le chiappe. Quando ti serve qualcosa, usa l'app. Però possiamo portarti solo ciò che hai trovato, quindi datti da fare. Questo andrà bene. Rico, qui Sheldon. Ah, dovevo immaginare che saresti sopravvissuto. Cosa ti serve? Hai infastidito di Ravello. Costa del Porto sta per soffrire le conseguenze del suo disappunto. Pensavo che tu e i tuoi ragazzi avreste voluto saperlo. Grazie, Sheldon. Mario, sei lì? Ho sentito. Ci vediamo fuori città. L'area è vietata. Vattene subito. Ehi, che succede, ragazzi? Bene, andiamo! Tutte le unità!
unità disponibili a queste coordinate. Ripeto, tutte a queste coordinate. Bisogna pur prendersi una pausa. Scusa. Dannati bulloni. Ah, il semiasse è rotto. Batteremo in tuo onore. Enrico, solo un momento, mi serve il tuo aiuto. Non sono un eroe.
Sono un uomo normale che non sa regolarsi con la benzina. Mi aiuti a raggiungere il distributore? Ehi! Giorno 1. Lo psichiatra che mi ha visitato non ha capito quanto fosse importante darmi un certificato di sanità mentale. Gliel'ho spiegato. Non è la responsabilità morale a mancarmi. Solo non mi piaceva la sua moralità, o meglio, mortalità. Così inizia la mia carriera militare. La scacchiera è pronta, ricca di possibilità di vittoria. Rico Rodriguez, sei davvero tu? Ho la tua macchina da corsa tatuata sulla schiena. Bentornato a casa. Rico, tu sia benedetto. Grazie per ciò che fai. Caccia il generale dall'isola e restituisci i medici al suo popolo. Ok, prendila pure. Ho bevuto troppo per guidare.
Il nostro salvatore. Grazie per tutto quello che fai. Per essere felice mi bastano una pistola e una sedia. E magari un... bottiglia di rosso. Eccolo qui, il nostro guerrigliero. Della notte dei Falò, vero Rico? Spero che tu non sia arrugginito. Fa un giro e vedi come ti trovi. Thank you.
Thank you.
già distrutto la base, l'abbiamo riempita di rottami rubati dalle strutture di Dirabello. Vuoi fare un po' di pratica nell'arte del caos, fratello? Thank you.